Siamo con il sergente maggiore capo Giuseppe Trerotola degli Alpini e qui abbiamo la fortuna oggi di avere a disposizione un po' di materiale che usate nella vostra attività, un'attività importante perché volta anche alla sicurezza della gente, perché qui ci sono dei robot, ci sono delle attrezzature che servono ad esempio per disinnescare gli ordigni bellici quando vengono ritrovati, purtroppo se ne trovano ancora tanti, è vero? Certo, buongiorno. Il nostro mestiere comunque comporta nel non ritrovamento, noi veniamo, ci segnalano dei ritrovamenti di ordigni esplosivi e quindi noi interveniamo per il disinnesco e il brillamento. Per quanto riguarda ordigni che si possono trovare in Italia, parliamo ancora di bomba a mano, tutti gli oggetti lanciati e inesplosi tra la prima e la seconda guerra mondiale. Mentre per quanto riguarda l'estero, abbiamo, come dietro di me, utilizziamo materiali come il robottino, cannoni ad acqua, tuta antiesplosione, ossia tutto ciò che potrebbe comportare per la sicurezza il massimo per l'operatore, perché parliamo di ordigni comunque improvvisati, non artigianali, non ordinari ma improvvisati. E questo capita quando si va appunto a operare in missioni di pace, ma ahimè in zone di guerra, di terrorismo, e anche questo fa parte del mestiere dei nostri soldati, dei nostri alpini in particolare, attrezzature sofisticate, materiali ovviamente dedicati, studiati appositamente. Certo, sono materiali testati, e vanno a prevenire arricchimento e utilizziamo proprio per l'impiego per le missioni all'estero, dove comunque tra scorte, convogli o altro si ritrovano purtroppo ancora degli ordigni improvvisati, IED, e su quelli poi si interviene con le dovute cautele e precauzioni. E qui c'è un po' una cassettina invece di quello che si può ancora trovare dalle nostre parti, sono delle bombe a mano, dei colpi di mortaio che risalgono anche alla seconda guerra mondiale, anche a tempi più recenti, insomma bisogna prestare attenzione nel caso in campagna ci si dovesse imbattere in cose di questo tipo. Certo, questa è una cassettina didattica donata al reggimento anni fa, che venivano utilizzate dopo la prima guerra mondiale per fare un'istruzione didattica ai bambini alle scuole medie e elementari. E riporta in maniera precisa tutto ciò che all'epoca è stato purtroppo lanciato e si poteva ritrovare sul territorio nazionale, come bombe a mano, bombe da mortaio, bombe da fucile, fino alla classica bomba a bastone americana, scusate, tedesca. E illustravano cosa potessero rappresentare e cosa non dovevano fare i bambini toccandole, perché ancora dopo tanto tempo comunque le proprietà l'esplosivo non le perde e i sistemi di sicurezza possono deteriorarsi col tempo e quindi diventano molto sensibili, basta toccarle che quindi si attivano. Ecco, e poi naturalmente gli alpini non può mancare la parte di montagna, gli scarponi, gli sci, ma anche il soccorso, le attività fra la neve. Insomma, un corpo veramente a tutto tondo, avete tutto ciò che serve anche per l'assistenza alla popolazione. Certo, anche su quando riguarda la struttura, quando riguarda l'impiego per roccia e sci, attività da montagna, siamo comunque, facciamo corsi, siamo persone addestrate, abbiamo istruttori, gente qualificata e davvero in gamba. E noi fa piacere avervi incontrato qui a Pieve di Teco, perché non so se lei lo sa, venendo magari da fuori, ma Pieve di Teco è praticamente l'unico centro della Liguria che un tempo era zona di reclutamento alpino. Qui è una particolarità perché noi siamo liguri, gente di mare, ma qua siamo veramente in una terra che è fra Alpi e mare ed era terra di reclutamento alpino, e quindi è un bel ritorno ogni volta che si rivedono le penne nere a Pieve di Teco. Grazie quindi per essere qua. Grazie a voi, è stato un piacere mio e di tutti i colleghi essere stata invitata a questa fiera. Non sapevo che era un centro di reclutamento, adesso che me l'ha detto lo so, comunque ci fa piacere pure tornare l'anno prossimo per questa attività.